Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaraxo e preferite bentornati su 7 Deadly Sin Grand Cross con un video riguardante il PvP. Voglio mostrare il team da PvP con cui sto provando a rankare. Io nei PvP non sono mai chissà quanto bravo, però con questo team vado abbastanza spedito. Fatemi fare solo un cambiamento. Quanto perdo? Un pochino, 78. No, in realtà sono più alto. Ok, se mi conviene lui, se quindi va bene così. Allora, il team che andiamo a utilizzare è questo. Non è ancora maxato, quindi ho del CC bassissimo. Io vado molto lento in queste cose. Sto aspettando il giorno in cui ci sarà la stamina dimezzata. Infatti utilizzo questo per aumentare la classe di combattimento e metto consumazione automatica. Il giorno in cui ci sarà stamina dimezzata negli stage, nella storia, per farmarmi a 5 stelle tutto quanto il team. E vi dico, questo team a platino è tanta roba. Conto ad arrivare a campione, maestro, non ricordo qual è lo stato dopo il platino. Comunque miro a quello, 86.000. Ti fanno iniziare nel 50%, no, anche di più, nel 70-80% delle case. Siamo ancora abbastanza bassi di CC in PvP, Ungeared. Questo è il team che sto usando, su cui mi sto trovando davvero davvero bene, se devo essere sincero. Ok, quest'altro è un'altra compa abbastanza classica che si trova. Come funziona il team? Il team è semplicissimo. Voi dovete pompare Arthur. Può capitare naturalmente che non riusciate a pomparlo a 3. La cosa migliore sarebbe sperare nell'uscita di un altro buff di Gother. Mi va benissimo anche così. Va benissimo anche così. Una volta che potete pompare Arthur a 3, la battaglia è finita. Vedrete nel mio turno. Vedete nel mio turno come mai dico questo. Gother è l'unico PG che le buscherà sangue che vi possono ammazzare facilmente. Adesso prendiamo il nostro caro Ban. Il nostro caro Ban ha 65.000 DPS e 5.000 d'attacco. Andiamo al livello 3 di Arthur. Vi farò vedere al prossimo turno a quanto arriviamo di stats. Mentre qua Arthur si è deciso a fare le botte. Ci sta. Il livello 3 di Arthur ci rende immuni ai debuff, aumenta HP, difesa e tutto. In pratica lui è bloccato. E giusto per dirvi, il nostro caro Ban 85.000 e 6.000. Capiamoci, ragazzi, capiamoci. Debuff, doppio e uccidiamo Gecerico. Dura 3 o 4 turni a livello 3. Più che abbastanza per reggere tutto quanto l'incontro. Anche se non è raro che riesca molto facilmente ad andare oltre, a sganciare anche un secondo. Non mi ricordo se siamo immuni anche alla riduzione di Gother. Sarà buono per provarlo. Vero male funzionano tutte sulle passive questo team, ragazzi, perché abbiamo. Ok, tanto non duri molto. Ok, ci sta come mossa. Siamo immuni anche a quello? No, non me lo ricordo. Non me l'ha mai lanciata Gother. No, quello no, ci sta. Poi come vedete danno zero. Cioè danni non sappiamo neanche cosa sono. Benissimo. Benissimo. Naturalmente giocate solo con 3 PG in realtà. Questo è forse il punto debole più grande del team, perché non. Oh, buono. Buono. Però, come vedete, prima che lui riesca a togliervi. Ah, mo ci lancia. No, non ci lancia un emerito nulla perché siamo immuni. Non ci ha fatto neanche la special. Cioè, si è arreso. Perché il nostro obiettivo adesso è fare. Zac. Zac. Zac, proprio fregandoci di tutto e di tutti. Ok,
il buff livello 3 di Arthur è la fine dei nemici in PvP. Cioè, il vostro obiettivo è lanciarlo turno 2. Una volta lanciato a turno 2 è finita. Cioè, se lui o lui ha qualcuno che toglie i buff, che attualmente non ce ne sono granché, c'è giusto la S1 di Elisabeth a livello 2 o la special di Elaine, oppure non è più in grado di reggere nulla. La livello 2 è molto più debole, aumenta soltanto le stats di attacco e difesa e PS, non ci dà l'immunità. Quindi è molto più scarsa, però come vedete finisce. E il team non è neanche maxato, cioè non ho nessuno a 6 stelle. Attualmente una delle comp migliori, come distruggere questa comp, ergo, non ho pullato Gother, che minchia faccio. Garand serve poco o nulla. Garand serve poco o nulla perché, ok, riuscite a bloccare il primo turno Gother, ma poi non dovete andare di AoE, dovete tenere Gother bloccato e sperare che lui non vada comunque a S2 maxata di Arthur. L'unico modo di bloccarlo abbastanza facilmente come team è avere più CP. Se hai più CC, se avete più CC, lo bloccate perché deve partire per primo come team. Ecco un'altra bella comp. Troppo debole di CC, in realtà non serve bene neanche lui. Vabbè. Qua vogliamo strafare. Qua vogliamo strafare. È così facile portare a 3 stelle, cioè fino a non c'è una fight in cui turno 2 non avevo carico a 3 stelle. Vabbè, non commento, poraccio. Perché con quella comp che ha lui non può far nulla. Non può shottarmi. Perché calcolate che il meta, essendo verde, lui non può shottarci Arthur. No, che di non avere roba da 90.000 e passa CC. Quindi il risultato finale rimane questo. Rimane dove noi siamo semplicemente più grossi. Fatto. Andiamo e lui può concedere perché non ha modo di ammazzarci o di andare in special prima che noi ammazzi Angerico, che praticamente è l'unico PG che può davvero darci problemi. Poi piccolo bug perché in realtà l'estorsione non è partita. Un bel debuff di livello 2. Jericho muore. Noi ci curiamo talmente tanto che non abbiamo bisogno di healer. Tutto grazie alla passiva di Arthur che funziona su tutti gli umani. Qua King al 60, ma fa poco nulla. L'unico modo di andare contro questo team è sapere come muoversi, cioè bisogna bloccare Arthur. Perché anche se blocchi Gother, Arthur può comunque riuscire a lanciarla 2. Il problema è che se blocchi Arthur, poi Gother può potenziare Bano se stesso, quindi comunque la metti, il nemico è sempre in una situazione scomoda. Se si parte per prima e si blocca subito Gother, la strategia va a quel paese. Infatti, vi dico, uno dei personaggi che mi ha causato l'unica sconfitta con questo team oggi è Slayer Rosso, SR, in quanto se parte con una comp per prima e tutto quanto fa tanto male. Andiamo avanti.
Sì, in realtà la tefragole non serve neanche perché siamo con tutta gente più scarsa. Però ogni tanto qualcuno con 80.000, 82.000 lo incontro. Non ho io abbastanza sicurezza, il fatto che ho così basso di livello Guild Thunder. Guild Thunder, perché Guild Thunder? Allora, Guild Thunder non è obbligatorio, infatti sto vedendo se lasciarlo o no. Comp vecchia questa qua, è il vecchio team che utilizzavo anch'io. E vabbè, ci piace vincere facile. No, scusate, ho sbagliato. Ci piace vincere facile. Vedete, cioè avete talmente tante possibilità di lanciarla che ci sono 6 carte. Di queste 6 carte, se al primo turno ne peschi come settima una delle due, siete a cavallo. Se non la pescate, avete un altro turno in cui ne pescate tre per pescare una di quelle. Cioè, capite quante sono le possibilità di andare in combo? Sono tantissime. Lui inizierà sempre così e cercherà sempre di farci più danno possibile. Qua c'era quasi arrivato sulla cosa giusta da fare. Solo che non ha avuto l'abilità giusta. Sì, Slayer rosso, se inizia primo e ci colpisce con la S2, buono, con la S2 Gouter, è auto loss praticamente, cioè non la riprendiamo più la battaglia, più o meno. Adesso non la riprende più lui perché Jericho è quasi annullata. Ha avuto un turno in ritardo il debuff giusto e mo s'attacca perché può provare a fare tutti i danni che vuole, ma non ce la fa. Ci farà danno perché ce lo farà. Però mi interessa il giusto in realtà. Facciamo così. Jericho ci saluta. Dicevo, per l'ultima posizione è buonissima questa mano qua in quanto iniziamo a ripigliarci il nostro cavo. Vabbè, questo non farà più di tanto danno. Non sono sicuro di tenermi il Thunder, anche se quel 15% in meno di danno si sente parecchio. Chiaro che di solito qua avrei dovuto riuscire a mettere il debuff, cioè loro dovrebbero sempre essere con debuff, noi sempre con buff. Muori. E mettere magari Simon o Merlin. Sono abbastanza indeciso sui due perché Simon è un 15% in più di danno, che è tanta roba, 15% in più di danno nell'Angired, però è un R, quindi come stats lasciamo un po' a desiderare. Merlin è un bonus di 1 alle special, quindi in realtà non sarebbe affatto male. Ma sulla prossima la proviamo con Merlin e vediamo un attimino com'è. Aumento tutte le stats. Adesso lui ha qualcosina per combattere perché noi non possiamo più annullare il. Ah no, vabbè, fa così. Lascio ammazzare Gotar, tanto siamo alla fine. Ma non me l'ha neanche ucciso, va, fantastico. Fantastico. L'ultimo proviamo a modificare un attimo la comp.
Sono curioso di provare Simon, sinceramente. Più che altro perché usando il latte potrei. Ah, non l'ho neanche, vabbè, non l'ho neanche messa. Così siamo ancora più alti. Penso che non ci sia per adesso un amico migliore per avere più stats. Oh, invece c'è, però c'era già lui. Quindi lasciamo qui là. Siamo ancora più alti, partiamo tutti con uno in più, vediamo se con annullando il 15% di damage reduction che abbiamo, cioè il 15% di bonus difesa che abbiamo, cambia tanto. Non penso cambi, non penso cambi, però controlliamo anche perché devo decidere chi portarmi alto di stelle e sarei più incentrato su Merlin. Vediamo un po'. Ah, quasi stessa comp. Quasi stessa comp, solo un po' più difensiva. E partono per secondi. E partono per secondi. Ah, qua vince. Oddio, questo può essere l'inferno, ve lo dico. Qua può essere davvero una rottura di scatole di comp. Ok, per un attimo ho temuto. Vediamo un po' come va. Vabbè, che culo. No. No. Temuto per nulla. O non usa la strategia che sto usando io, o boh. Sinceramente. Iniziamo a giocare. No, perché non ha senso allora. Spiegami perché. Che ave. Ah, perché debuff. Scemo io e debuff non è. Perché? No, vabbè, non sa giocare il team. Ok. Scusami, ti ho sopravvalutato. Cioè, pensavo sapessi come si gioca il team che stai usando, invece. Scusami. Comunque sto qua non mi piace assolutamente, quindi lo voglio fare leggermente fuori. È tankoso, avrà quasi sicuramente il Thunder dietro. Perché è tanto tankoso sto robo. Sì, assolutamente il Thunder dietro. Sarebbe strano non lo avesse. Non lo capisco. Mi aveva preoccupato, ma sinceramente. Finita. Vabbè, ciao. Anche il Thunder? No. Quale Jericho è? Bellissimo il vestitino. Quale Jericho sei? Ah, sei la Jericho classica, però con un vestitino carino. Ok. Un po' a me, però va bene. Chiuso. Questo è il team che naturalmente ragazzi vi consiglio di utilizzare per rankare, se lo potete fare. Ban è l'unico che serve davvero a livello 70 per avere danni alti. Goten anche a livello 60 funziona benissimo. Non ho sentito più di tanta differenza con Merlin, quindi ci può stare. E la Road per il master prosegue. Alla prossima.